Buonasera a tutti, benvenuti a 5 minuti con l'imprenditore. Questa sera siamo in compagnia di un volto noto dell'imprenditoria locale, un uomo che ha avuto anche il coraggio di sfidare le contingenze avverse del mercato, riuscendo contestualmente ad aumentare le dimensioni della propria azienda. Con noi Stefano Repetti. Grazie, è dovuto al grande rispetto per il lavoro e le cose che facciamo quotidianamente. Repetti, è notizia di questi giorni l'assunzione a breve di altre 50 unità. A chi sarà rivolta la vostra selezione? Abbiamo deciso io e i miei collaboratori, o meglio sarebbe collaboratrici, di orientare la ricerca verso i giovani. Il 50% dell'organico della vostra azienda è composto da donne, da questo punto di vista una scelta sicuramente coraggiosa. Sì, nel lavoro soprattutto oggi bisogna offrire alle donne le stesse opportunità degli uomini. Purtroppo le donne hanno impegni che a volte sembrano inconciliabili tra loro. Per questo noi abbiamo dato grande importanza. Stefano, concludiamo questi 5 minuti insieme. Come pensa di finanziare la crescita che già vi ha visto protagonisti? Ma una gran parte con fondi e mezzi propri, in quanto credo molto nella mia azienda e nel successo della mia azienda. Ritengo comunque per le idee tutto sommato moderne che professiamo, abbiamo avuto anche diverse manifestazioni di interesse da parte di vari investitori. In your dead end world. Un successo importante per il prossimo anno che si attesterà circa un 18% rispetto all'anno in corso. Feel the rush of blood as the anger tears you apart. Fantastico! Signori, un applauso per questo paladino della nuova imprenditoria. Complimenti, si vede che lei è veramente un uomo che crede in ciò che fa. Certo, ho sacrificato la mia vita per questo. Out of
ti è parsa sia andata la conferenza? No, niente male. Ma quella smorfosetta? Ma dai, ma cosa fai? Lo sai che ci sei solo te. Ti ricordo che sei sposato. E tua moglie? Quando la lasci? Lo sai che non lo posso fare. Qui si lavora per niente. Oppa Tic 2936. Au quartier je me rappelle les rondes. Avant sombrer dans les ronces, oubliant les roses de l'aisance. Des malérances, ma vie débute ma naissance. Les premiers coups, l'épreuve me coûte cher. Car dans chaque cas le car cher parle perd les dépens de ma mère pour m'y réfugier. Dehors ça pue la prétention, l'aérophagie. La mort surfait, mal alors réagit. Nous sommes dorénavant de simples démons. Des débuts démoniaques perdus dans ce monde. Tu veux faire quoi plus tard, on se demande. Empathique, t'aimes ou pas notre univers hardcore. T'es le Wu-Tang. Va-t'en avec ton rap plus vite. On se serrait la main, évitons, évitons. Gabarit, prépare le zik ou Barry. Et sinon c'est la syncope. Oups, trop tard, t'y es, la tête entortillée. Triton armé d'un trident. Je sais gars, la vie c'est intriguant. Fait pas le monde, on vit avec, qu'on le veuille ou non, la vie est ainsi faite, le sombre combat que nous menons n'est pas facile. Avanti. Buongiorno dottore. Buongiorno, prego. Sì, sono le pratiche urgenti. Ho un appuntamento alle 10 con il dottor Salvini e uno alle 11 con la dottoressa Imparato. Ha chiamato la filiale di Parigi. Stefano, dottor Repetti, io sto andando, non ho ancora bisogno di me. Prego, prego, può andare, grazie. Grazie mille, arrivederci. Ha chiamato sua moglie, le voleva ricordare della scena di sabato sera del signor Bellini. Grazie, la ringrazio. Proponimi di scappare. Sono a pezzi. Pesca, grigliata, tenda. Sono noi e i boschi. Mica male. E poi mi sveglio. No, questa fine settimana. Fino a domenica sera. Una lunga, corta vacanza. E inventami una scusa. Ma che cosa? Mi sospetta di tutto quello. Magari penserà che c'ho un amante. Non so, presentati con dei fiori, baciala, digli la verità, vedrai che non ti farà storia. Buono, vai. Va bene, dai, guardo che cosa posso fare, conta pure su di me. Ciao, ciao, a domani, ciao, ciao, ciao. Thank you.
Amore? Dove sei? Ehi, dove ti sei nascosta? Che mi fai, gli scherzetti? Eh? Dov'è? Amore. Piccola. È questo che mi merito? Eh? Pronto? Ah, sì, si apre. Va bene. Sì, dovevo venire ieri, ma... Ok. Ci vediamo oggi? Va bene. Arrivederci. Vai. Arrivederci.
Salve. Luca, venga, si accomodi. Come sta? Famiglia? Andiamo subito al sabato. Occorre che lei rientri dell'affidamento concesso, anche e soprattutto per via delle cambiali scadute e sospese che abbiamo. Senta, parlando onestamente, adesso io proprio non posso, è un periodaccio. La capisco, ma lei deve capire anche le esigenze dell'istituto che io rappresento, anche perché se facessero tutti come lei, noi saremmo costretti a chiudere. Non è possibile fare, non so, una piccola proroga? Non posso. Proprio non posso. Vabbè. Allora, non so, cercherò i soldi che vedevo. Accetto un consiglio. Provi a vendere la macchina e così potrà chiudere una buona parte del debito. Farò così. Bene, grazie. Pronto? Ehi, bene, te? Allora, com'è andata? Ok, ottimo. Perfetto. Oh, domattina sarò il primo io. Bene, bene. Non ci avevo pensato. Bella trovata, Luca. Ok, vai. Buona serata. Ciao. Ciao. Per la mia regina. Oh, messie, a che devo tanto onore? Sono sempre piaciuti i fiori, tesoro. Grazie per essertelo ricordato. Domani siamo invitati dai Bellini, vero? Non è che devi dirmi qualcosa che sicuramente non mi piacerà? Senti, io sono stanco e stressato e... Anche io, sai che novità. Beh, tesoro, cerco di essere sincero con te. Vivo fra mille impegni, ho tante cose da fare. Ci ha chiamato Luca per una sortita di pesca. Ah, era questo. Appena chiama Luca, tutti sull'attenti. Beh, non essere assurda, dai. È sempre così. Che gli racconta i Bellini? Ci hanno invitato un mese fa. Digli che sto poco bene. Senti,
Vattene. Lo sai che non mi piacciono i tuoi amici. Alla scusa ci penso io. Grazie mille, tesoro. We're the Voodoo King and the Voodoo Queen. Give a little party down in New Orleans. Put a woman's child and I turn around. Cadillac Slim Magic pulling it down. Mi faccia capire. Lei vorrebbe che io seguissi per tutto il fine settimana suo marito che sta andando a pescare con degli amici? Esatto. Anche se ho il fondato sospetto che questa storia degli amici sia in realtà una scusa per vedersi con una donna. Lei è a conoscenza delle implicazioni legali e dei costi di questo servizio? Certamente, per questo mi sono rivolta a un professionista. Si può fare. Ma le dovrò fare alcune domande a proposito di suo marito e dei suoi amici. Mi chieda quello che vuole. Senta, frequenta spesso queste persone e soprattutto mi parli di loro. Chi sono? Non li frequenta molto, grazie a Dio. Non mi piacciono e gliel'ho detto in più di un'occasione. Li ritengo persone poco raccomandabili. In che senso? Beh, Luca sta passando dei guai finanziari. Gianni è un fabbro con dei precedenti penali. E Adelmo è un giocatore professionista. Un giocatore? Sì, spenna poveraccia a poker. Campa su quello. Senta, in base a quello che mi ha detto, ritengo sia opportuno che io approfondisca la conoscenza di questa gente. Per me, li può anche far arrestare. Queen, we're all dressed in red. I'm 24, I'm in around the head. Her sister Brown, tell Sioux City Sue. Slim don't move like he used to. Manco di 200. Ci sto. Adelmo, decisione c'è dalla vita. Che ti fidi? Mi fidi? Fidi. Non è manco di 200. Ragazzi, io ho le quattro donne. Cavolo, questa noce di merda. Succede. Che serata di merda. Mi resta a bere più piacere. Certo.
Luca, vecchio Marchione. Arrivi per l'ultimo dopo ti hai cangiato tutto. Io lavoro mio come te, passa il tempo a fregare i folli. Andiamo dagli altri. Guarda chi c'è! Ehi ragazzi! Allora? Come sempre il solito braccio d'acciaio, com'è nel gumero? Bene! Sì. Anche te ti trovo in forma! Sì, my friend, ti ha mandato la mogliettina. Magari dimmelo la prossima volta un pochino prima, che no, è meglio. Ma no, me ne tengo sveglio. Allora? Come va? Bene, ragazzi. Siamo pronti? Sì. Allora, macchina. Vai, andiamo. Andiamo. Ma dove ci stai portando? Vedrai, è un posto bellissimo. Un lago di montagna di un mio amico. Lui è lassù che ci aspetta. Rimane con noi oggi e poi se ne va al mare. Ma non per farmi i fatti tuoi, ma gli affari ti vanno sempre bene. Ma non mi lamento. Ma e te? Benino, mi lamento anche io. Pronto. Certo che la riconosco. Dove sono? Li segua tutto il tempo, non mi fido. Credo che la cifra pattuita sia congrua. Sì, sì. Arrivederci. Tita, un bel coraggio a farti rivedere dopo tutto il casino che ti ha fatto l'altra volta. E che avremmo fatto mai, se per niente sportivo. Come stai, grande? Come la metti? Ragazzi! Io sono Gigi, se si aspetta ci presenti lui. Stefano. Ciao, piacere. Ciao, ciao Gianni, piacere. Bermo. Ciao, piacere. Sì. Bel posto, c'è una pace e un'aria stupenda. Sicuramente sì, è un posto meraviglioso, appartiene alla mia famiglia da oltre 3 generazioni. Venite e vi faccio vedere la proprietà. Andiamo ragazzi. Vieni grande, vieni con noi.
Ecco, io qua vi consiglio di mettere la tenda per questa notte. Qui è la zona riparata, che siete al tranquillo, non ci sono problemi se venisse comunque vento. È un posto, secondo me, buono per voi. Che ne dici? Ok, ragazzi, scarichiamo la macchina. Ragazzi, mettiamola qua la tenda. Ok. Lì sopra? Sì, va bene. Sembra buono. C'è anche un po' d'ombra. Guarda, è posto. Questa volta c'è da divertirsi. Qui va bene, eh? Vai, Luca. Vai tranquillo, vai, a posto. Vai. Chi parte a montarla? Vieni a darci la mano invece di star lì, vagabondo. Verrò. Vieni a darci mano, vagabondo! E si monta sta tenda, va! Forza, ci accampiamo qui, vai, guarda che posto stupendo! Senza. Voi senza di me non fate nulla! Avete portato qualcosa a mangiare anche? Spero di sì! Certo, che qua si sta da Dio. Stefano, si sta meglio qua o a lavorare? A lavorare? Bugiardo! Signori, se si fa di molto rumore oggi e non si prende nulla. Che ti importa a te? Tanto dopo deve andare al mare. Hai ragione. Da quanto è cotta? Ho una fame pazzesca. Fatti un'altra birra, che ci vorranno altri 5 minuti. Ma dal colore quasi ci siamo. Molte cose non sono mai quello che sembrano. Ma adesso non ho capito. Lascialo stare. Davanti a fuoco fa sempre filosofo. Piuttosto, che mi passa una birretta? Ci pensa lo zio Gianni. Tieni. Va! Era una vita che non bevevo. E che problema c'è? Mica domani devo andare a lavorare. Che palle il lavoro. Spesso sei schiavo delle cose che possiedi. Si deve lavorare per vivere, non il contrario. Oh, non iniziate a fare filosofi, eh. Se no vi butto in acqua e fate il bagno di mezzanotte. E ora, signori, propongo un brindisi. A voi, fidi compagni di ventura, che non vi scorderete mai dei veri amici. A noi! A noi! A noi. Buongiorno. Luca dov'è? Non lo so, sarà andato a scriversi le idee. Dormito bene? Eh? Fantastico. Mai dormito meglio. Meraviglioso. Ah. Tieni, stai attento e bollente. Grazie. Abbiamo solo il caffè, pane e prosciutto. Fantastico. Non c'è modo migliore per iniziare una bella giornata fra amici. Oh ragazzi, anche se Luca non c'è, andiamo a pescare noi, eh? Non ci sono problemi. Ma sì. Facciamo a chi ne prende di più, come benissimo. Sempre. Facciamo colazione? E andiamo. Ok, bene?
Ragazzi, io inizio a essere preoccupato. A me non preoccupa, è sempre stato un po' strano. Adesso poi. Già, adesso. Ma cosa gli sta succedendo? Nulla, nulla. Diciamo che se vuole te lo racconta lui. Ragazzi, ma vi sembra una cosa normale? Dovremmo avvisare le autorità. Fidati, questo atteggiamento ce l'ha spesso. Chiedilo a lui. Una volta eravamo a pescare solo io e lui. A un certo punto è sparito, come ha fatto oggi. Uguale. È riapparso dopo diverse ore, quindi... Ma ne sono già passate 4 di ore. Va bene, chiudiamola qua. La polizia della forestale non la possiamo avvertire. Altrimenti lo scoprirebbe la moglie. E delirio. Aspetteremo qualche altra ora e magari lo cercheremo domattina, ok? Per me va bene. Stai tranquillo, chi vuole se la prende la nostra roba. Gioielli non ne abbiamo, ti hai portato qualcosa? La canna tempestata di diamanti. Ecco. Adesso ci separiamo. Voi due andate per di qua. E io da solo vado da questa parte. Così copriamo una zona più ampia. Ok? Ci ritroviamo alla tenda tra qualche ora. Ok. Va bene. Va bene, andiamo. Speriamo non gli sia accaduto niente di grave, perché non me lo perdonerei mai. No, no, non ti preoccupare. Cosa vuoi sia successo? Una pellaccia. Quando lo troviamo? Se poi si è nascosto bene, allora sì che non lo troviamo più. Ma io credo che un amico si debba questo e altro. Anche se non capisco il gesto, Ma sai qualcosa? Gli abbiamo promesso che chi sapeva doveva tacere. Senti, o mi dici quello che sai, o sennò io me ne torno a casa dalla mia moglie. Io così non va, così non mi va bene. Ok, ok, non ti scaldare. Se l'hai bevuta? Non mi sto scaldando. Qui voi sapete qualcosa che io non so. Va tutto a meraviglia. Fanculo a lui e a tutti i suoi soldi. Va bene. Promettimi che non dici niente a nessuno di quello che ti dico. Vieni, vieni, ti verso un po' di tè freddo. Volentieri. Luca è nella merda con i soldi. Sembra che tutto vada bene, ma è solo un'apparenza. Per di più, per colpa dei guai economici, ha lasciato anche la moglie. Tutto qua. Solo una delle tante storie che si sentono dire tutti i giorni. E che, ahimè,
penso finisca una tragedia. O per banco. Non penserai mica che ci sia ammazzato? No, no, no. Primo, non ha le palle per farlo. E ora che faremo? E secondo, già un'altra volta era sparito, quando era a pescare con Gianni. Aspettiamo. Ma comunque io sono preoccupato, ragazzi. Eh già, come non esserlo. Sentite, qua dobbiamo dirle all'autorità. E se poi lo dicono a sua moglie, ma chi se ne frega? È una stronzata. Concordo, e dico di aspettare fino a domattina. Ma questo potrebbe essere morto, potrebbe essere caduto in qualche crepaccio, ma che state dicendo? Senti, non è né morto né finito chissà dove. E poi come lo sai che l'ha lasciato la moglie? L'ha detto lui. E allora? Non aveva diritto di saperlo? Comunque spettava a lui a dirlo. Sentite, basta con i discorsi. Datemi una buona ragione perché non dobbiamo avvisare le autorità. Ok, immagino una persona che spesso si comporta in maniera strana, che potrebbe essere accusata di essere pazzo. Magari sa fare solo il suo lavoro. Credi potrebbe continuare? O magari rischierebbe di avvitarsi sempre di più? Te la senti di sputtanare la sua situazione in pubblico? Ma credo di no. Beh, in effetti. Vedo che abbiamo capito la situazione. L'abbiamo cercato e ricercato e non si trova. O non si fa trovare. Diamoci una scadenza. Magari fino a domani mattina o domani pomeriggio. Se lo troviamo bene. Se no avvisiamo chi di dovere. Ok? Vabbè. Thank you.
Stai bene? Potrei stare peggio. È già qualcosa. Sei sparito. Eravamo preoccupati. Ti abbiamo cercato ovunque. So. Vi ho visti. E non ci hai nemmeno avvisato. Volevo stare da solo. Qual è il problema? Che cazzo hai fatto? Sto male, lo devo ridire eterno. Magari poteva anche noi coinvolgerci in questa storia. State calmi, ragazzi. Senti, testa di cazzo. Va bene, finiamola con questa commedia. Stefanuccio, ci sei? Lo sai cosa vogliamo, vero? La grana! Stefanuccio, siamo nella merda! Lo so che siamo tanto cattivi, ma capisci anche noi? No, non vi capisco. Allora te lo spiego in modo più chiaro. Tu sei ricco e noi no. Ci devi, come dire, elargire un prestito a rimborso zero. È più chiaro adesso. Questo stronzo fa l'ognore. Sarebbe attaccargli subito la corrente. Senti, amico, io faccio il fabbro e di ferri me ne intendo. Non ti conviene fare tanto il duro con noi, capito? Qua puoi urlare quanto vuoi, che tanto non ti ascolta nessuno. Ti lasciamo qua a riflettere. Ricordati che quando torniamo potremo non essere così male. Intanto goditi questa pennichella. Questa testa di cazzo non ci dà la grana, giuro che lo uccido. Stai calmo, leone. Meglio beccarsi estorsione che omicidio. Io dico che entriamo e se la fa sotto.
Siamo fuori. Tesoro, adesso prendi il telefono e chiami la banca, e a noi servono i soldini, altrimenti voli di sotto, ammesso che tu sappia volare. Sì, buongiorno, il direttore per piacere, sono Repetti. Grazie. Ciao Giorgio. Sì, tutto ok. No, domenica vado alla partita, sarà per un'altra volta. Sì, senti, per domani avrei bisogno di diversi contanti. Tutto a posto? Ok.
Bene, ci vediamo domani. Ciao Giorgio, grazie, ciao, ciao, ciao. Ben fatto, bravo Stefano. Credo che ti vogliano al telefono. Pronto? Ciao Steve, tutto bene? Lo sai che qui è proprio un bel posticino. Ci sta la gente per la grana. Certo che la Betty è proprio un bel bocconcino. Bastardo! Senti stronzetto, se te non entri in banca, entro io in casa. Attendo notizie. Aspetta un po', abbiamo anche un altro regalino. Siamo multimediali. Guarda un po' che c'è qua. E non provare a fottici lì dentro, capito? Dove sono? Lei non si preoccupi, non faccia domande. Gliel'ho già detto, l'importante è che non li perda d'occhio neanche un istante. Li lasci andare, li lasci andare. Sì, alla banca ci penso io. Hai fatto? Che sta succedendo? Niente, che sta succedendo? Niente, niente. Sei stato in banca? Sì, certo. Ti devo chiamare tutte le volte che lo faccio. E dopo due giorni che non ti fai sentire, vai in banca, torni a casa, è tutto quello che sai dirmi. Betty, è successo qualcosa di molto grave, ma non te lo posso raccontare a mio adesso. E perché? Perché ancora la situazione non è risolta. Ma rischi qualcosa? No, si tratta solo di aspettare, fidati tesoro. Prima volta ci facciamo anche la moglie. Hai visto come se la faceva sotto nella stanza? Pensavo di prendersi un infarto. Lo so ragazzi, comunque cerchiamo di sparire poi un po', vai. Ma non ha uno straccio di prove. Va bene, ma meglio sparire. Ma è sempre rimasto sulle palle. Ok, basta offendere, basta. Cerchiamo di essere grati al nostro grande amico Stefano.
e ci manda anche in vacanza. Di Gaza sul sud di Israele. Sarebbero in tutto 75 le esplosioni, 17 solo dalla mezzanotte di sabato e principalmente sulle città di Beersheba e Ashkelon, senza fare vittime, secondo fonti israeliane. Tornano ad attaccare i gruppi armati della striscia, rompendo la tregua che di fatto da aprile si era risolta nel cessate il fuoco. Alcuni razzi sono stati tirati anche in Egitto alle prime ore di... questa mattina ad ovest del varco di Rafah, senza provocare danni. Perché non mi ha portato via con lei, invece di sciogliermi solamente? Ma vede, questa volta sono io che ho seguito lei. Iniziamo lo studio, parliamo di cronaca locale con la... Gas, gas, cazzo, gas! Sì, 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 lo so. Notizia dell'arresto di una banda di estorsioni che avevano preso di mira un importante imprenditore della zona. La banda prima a tratto. Non ne ho idea. Chiede a sua moglie. È lei che tirava le fila della cosa. Quindi lei non ne ha nessuna idea. Sequestro la vittima per poi estorcergli una cospicua somma di denaro. Sono stati tutti arrestati dopo poche ore dalle forze dell'ordine. Credo che volesse beccarli con le mani nel sacco e un po' vendicarsi anche di lei. E su segnalazione della vittima stessa, dato che si trovava in possesso di denaro contrassegnato che ha permesso la loro associazione a reato. Ah,